L'aggressione subita da Francesco Facchinetti da parte di Conor McGregor è l'argomento di cui più si parla oggi. E essendo presente in quella stanza quando è avvenuto il misfatto, anche Benji di Benji e Fede con sua moglie Bella Thorne, nota attrice americana da milioni di follower, Benji, scioccato dalla vicenda, ha voluto spiegare nel dettaglio com'è andata la serata, il perché Conor McGregor ha tirato un pugno a Facchinetti, raccontando da quando sono entrati in quell'albergo a quando ne sono usciti. Non aggiungo altro perché le storie sono già abbastanza esplicative. Fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate. Noi ci vediamo al prossimo video in linea allo studio. Ciao a tutti, sono qua in treno che ieri sera ero a Roma per lavoro e ho fatto un evento per il mio film e sto tornando a Milano e prendo 5 minuti di tempo per parlarvi di un argomento per me molto importante che purtroppo è successo ieri e che mi ha traumatizzato e ha messo sotto shock tutti i miei amici, le persone che amo e mia moglie e tutti i presenti. Ieri sera eravamo, dopo questo evento che abbiamo fatto a Roma, eravamo alla Soho House a cena, un gruppo di amici, mia moglie, mio fratello, la mia famiglia. E Conor McGregor, il lottatore, ha mandato un messaggio a una persona a me cara, che probabilmente potete immaginare chi è, ma non farò il nome perché non voglio coinvolgerla senza il suo permesso. Ha mandato un messaggio a una persona a me cara dicendo: vieni in hotel da me, insieme ai tuoi amici, a fare festa, sono al St. Regis Hotel. Quindi finiamo la cena e verso mezzanotte e mezza andiamo al St. Regis Hotel per incontrare Conor. Andiamo lì, scusate, sto prendendo la chiudo. Andiamo lì all'hotel a mezzanotte e mezza e ci accolgono le sue guardie che ci accompagnano in questa stanza che è una specie di sala riunioni dell'hotel che è stata adibita con un bar con bottiglie di vodka, gin, alcolici e cibo. Le guardie ci dicono di aspettare lì per circa 30 minuti e finché Conor non si presenta con i suoi amici nella stanza verso l'una di notte. In quel momento iniziamo a parlare e tant'è che noi siamo stati grandi fan in questi anni di Conor McGregor perché è un grande atleta e è entrato nella stanza, applaudiamo tutti quanti, felici di vederlo, iniziamo a parlare. I toni sono amichevoli, sono positivi, siamo felici, stiamo scherzando, stiamo ridendo e tutto procede per il meglio. Questo momento dura, questo periodo di tempo dura circa 2 ore e nel quale pian piano i toni rimangono sempre uguali, super amichevoli, super scherzosi, irlandese molto forte, quindi le conversazioni erano proprio a 30 cm di distanza, no? E stiamo parlando che a un certo punto mia moglie alle 3 di notte dice: vogliamo andare a dormire perché stamattina appunto siamo in treno adesso, stiamo andando a Milano per fare un evento, quindi mi ha detto: domani prendiamo il treno e vogliamo andare a dormire. Salutiamo Conor e Conor ci dice: no, rimanete perché voglio far festa. Al che in questa situazione appunto siamo io, mia moglie, mio fratello, il mio manager, Francesco Facchinetti con sua moglie e l'assistente di mia moglie, bla bla bla. Al che Conor McGregor dice: no, rimanete a fare festa. Francesco, che era di fianco a me, dice: ma sì, dai, noi rimaniamo se voi volete andare a dormire. Conor McGregor, dal niente, per nessun valido motivo, tira un pugno in faccia. Ero lì, ero a 30 cm di distanza, ragazzi, sono scioccato, soprattutto perché mia moglie era accanto, era lì anche lei, mia moglie, potete immaginare quanto questa cosa mi abbia scosso. E Conor McGregor tira un pugno in faccia a Francesco Facchinetti, ma un pugno vero, gli arriva così, pam, in faccia, lo becca, gli spacca il labbro qua in mezzo e lo becca anche sul naso, tipo lo prende così. Francesco finisce dall'altra parte della stanza, non è caduto per terra, non so neanche come abbia fatto, praticamente l'ha fatto volare dall'altra parte della stanza. In quel momento le guardie di Conor si sono lanciate su Conor, l'hanno preso e l'hanno portato via di forza insieme ai suoi amici. Saranno stati almeno 5-6 persone a fermare Conor perché probabilmente sarebbe andato avanti. Noi eravamo ovviamente in stato di shock, cioè non ci potevamo credere perché è assolutamente una cosa da pazzo scatenato, schizofrenico e inspiegabile. Assolutamente inspiegabile, una serata bellissima, tranquilla, tra amici, che stava concludendo in una maniera assurda e impensabile. Quindi Conor, dopo aver tirato i pugni in faccia, tutte le guardie portano fuori Conor. Noi ovviamente ci avviciniamo a Francesco, gli prendiamo il ghiaccio, c'era la bulla di ghiaccio dove c'erano le bottiglie, gli prendiamo il ghiaccio, prendiamo i fazzoletti. Lui sta sanguinando dal naso, dal labbro, completamente aperto in faccia, che sanguina. E niente, a quel punto siamo costretti a uscire dall'uscita d'emergenza dell'hotel St. Regis. Usciamo dall'uscita d'emergenza, scortati da altre due delle guardie. Lui ha probabilmente abbiamo visto dalle 7 alle 8 guardie quella sera, o 5, 6, 7, 8 guardie a questa persona almeno in quel momento nell'hotel, e alcune vanno con lui insieme ai suoi amici
e tre guardie ci escortano fuori, due o tre guardie ci escortano fuori dalla porta sulla destra, usciamo dall'uscita di emergenza. E, al che io parlo con Francesco, Francesco dice, in stato assolutamente scioccato, e giustamente gli ho detto, se decidi di denunciare questa persona, e secondo me tu dovresti farlo perché è un dovere civico e da cittadino, perché se questa cosa succede di nuovo in Italia o ovunque nel mondo a un'altra persona e tu non l'hai denunciata, in parte è anche responsabilità tua, perché è nostro obbligo fermare delle persone del genere. E ve lo dice uno che è stato per anni. Sono andato a vederlo a Las Vegas all'incontro con Cowboy Cerrone, e ero in prima fila a tifare per lui. Io come atleta l'ho sempre amato, mi ha avvicinato all'UFC, è stato lui e quello che per me è più carismatico nello sport, che mi ha portato a avvicinarmi al Mixed Martial Arts. Quindi tanta stima, avevo una stima gigante di lui come atleta, e come persona ovviamente non lo conoscevo, ma avevo delle aspettative molto alte. Queste aspettative sono state distrutte, e ho un trauma gigante questo, perché ripeto, c'era mia moglie di fianco, questa persona poteva tirare un pugno in faccia a me, come poteva tirare un pugno in faccia a mio fratello, come poteva tirare un pugno in faccia a mia moglie o alla moglie di Francesco. Sono assolutamente scandalizzato e ci tengo che questa cosa sia pubblica, perché voglio che sappiate che sono dalla parte di Francesco. Se posso andare in tribunale quando sarà il momento, io sarò in tribunale a testimoniare contro Conor, e tutte le persone presenti lo faranno. Voglio che lo sappiate.